oggi, 17 dicembre, in occasione del Natale o lì vicino, riproponiamo il nostro torneo in favore degli insuperabili. Chi sono gli insuperabili? Ve lo spiega poi un amico che è qua vicino, ve lo dice poi dopo. Io, in occasione dei 20 anni della mia società, cioè 20 anni che io faccio queste cose, almeno ci provo, voglio ringraziare tutti i miei ragazzi, perché comunque ci siamo dati da fare, credo, anche abbastanza bene. C'è un sacco di gente, vuol dire che comunque le persone hanno anche un attimino capito quello che è l'obiettivo. Poi lo vedrete sicuramente. Ringrazio tutti, ringrazio i giornalisti. I ringraziamenti sono d'obbligo, quindi adesso comincio. Ah, Comune, sicuramente. Nella persona, Dio mio, della giunta sicuramente, del consiglio comunale sicuramente, dei dipendenti comunali che ci hanno aiutato, e adesso non voglio fare quello che tira, però direi che il primo in... Dov'è? Vieni, no, perché scappa, no? Allora, il primo è questo signore qua, perché ha sempre creduto in me, ha sempre creduto nelle nostre iniziative. Questa cosa è una cosa importante. E si vede, si sente. Allora, il comune l'abbiamo detto, a Civolley, Vallorco, tutti gli sponsor, insomma tutta la gente che ci ha aiutato. È stata, si sta svolgendo una bella iniziativa, una bella manifestazione. Qui è mia mamma che mi chiama, ma non importa. Grazie a tutti e buon Natale da Virtus 1997. Noi siamo una squadra di calcio per ragazzi disabili, abbiamo tutte le compagini dalla prima squadra, i primi calci alla prima squadra, appunto. È il secondo anno che veniamo a Cournier a giocare questo fantastico torneo. Sono qui accompagnato con due ragazzi, uno è Gio, vieni Gio, fatti presentati. Gio e Francesco dalla nostra squadra. Oggi è il secondo anno appunto che veniamo qua, oggi cosa cerchiamo di fare? Divertirci soprattutto, e poi cosa vogliamo fare? Fa tantissimi gol, cari al mister Monica che ci aiuta ad allenarci, a fare le partite, e Gioele insieme, diciamolo che insieme a Monica e tanti altri noi siamo un gruppo numeroso di team e di compagni che cerchiamo di dare sempre il meglio per affrontare le partite nel migliore dei modi, giusto Fra? Giusto Gio? Beh, credo che sicuramente ad iniziare questa chiacchierata bisogna partire con delle parole: amicizia, sport e felicità. Ecco, credo che sia importante fare vedere quanto può arrivare l'animo dello sport in queste, non solamente giornate di festa, ma nel nostro quotidiano. Sport vuol dire movimento, vuol dire amicizia, vuol dire essere felici tra amici, colleghi, e sicuramente vuol dire comunque tante volte anche apertura mentale, vuol dire capire che si può fare comunque attività ad ogni livello, ad ogni categoria e ad ogni forma di amicizia. Adesso questi nostri amici sono venuti a trovarci per il secondo anno, poi oltretutto arrivate anche da una trasferta abbastanza lontana, perché arrivate comunque al torneo di Lecce, quindi sicuramente impegnativo, che vi ha dato comunque possibilità di conoscere altri amici, confrontarvi con altri ragazzi. Io vi ringrazio sicuramente, perché avete dato possibilità anche a me di partecipare a questo torneo. Ho gioito, mi sono divertito e non vedo l'ora adesso di vedervi in azione, perché l'anno scorso mi avete veramente reso felice. La città di Cournier in molte occasioni ha dato la possibilità ed è orgogliosa di aver ospitato e di ospitare dei ragazzi così meravigliosi, quindi per noi è un orgoglio avervi insieme a noi, e sono sicura che oggi ci farete emozionare come solo voi sapete fare, quindi in bocca al lupo e viva gli insuperabili. Beh, sicuramente è completamente un anno importante. Come Cournier abbiamo avuto l'occasione di ospitare i campionati italiani di paraciclismo, quindi a giugno è stato veramente un momento di emozione con degli atleti veramente grandiosi, che hanno comunque dato delle soddisfazioni alla città di Cournier, e continuare queste emozioni soprattutto sotto i giorni delle feste è sicuramente una cosa bella e piacevole. Tanti auguri a tutti, i cuorni attesi non. Grazie.